In Emilia-Romagna le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta per raggiungere città e villaggi isolati, senza elettricità e linea telefonica, a seguito di forti piogge e inondazioni. Il bilancio delle vittime delle piogge che hanno spinto decine di fiumi e affluenti a straripare è aggiornato a 13, con alcune persone ancora disperse. I sindaci locali hanno avvertito che alcuni paesini sono ancora completamente isolati perché le frane hanno reso le strade impraticabili. Lugo è uno dei tanti villaggi risvegliatisi con l'acqua alla gola. In questa e in altre regioni del paese ha piovuto in 36 ore, tanto quanto in 6 mesi. 20.000 persone sono state evacuate. Il governatore dell'Emilia-Romagna, Bonaccini, stima che nella sua regione si arriverà a diversi miliardi di euro di danni. Anche in Toscana non si vivono giorni tranquilli, mentre in Campania, dove piove ininterrottamente da settimane, non sono mancati disagi. Intanto si terrà martedì prossimo il Consiglio dei Ministri sull'emergenza maltempo.